dobbiamo chiarire la nostra posizione. Qui non siamo per minimizzare certi avvenimenti, perché questi avvenimenti ci sono, ci saranno, le epidemie sono sempre presenti nella storia dell'umanità, ma così come sono presenti nella storia dell'umanità le epidemie, sono anche presenti le volontà di potenza di chi in un modo o nell'altro ritiene... O di prepotenza. Sì, ritiene di dover gestire il proprio potere più o meno nazionale minchionando i coglioni che gli credono. Quindi la denuncia che vi illustrerà Orazio adesso è una denuncia tendente a denunziare gli aspetti aberranti, abnormi della situazione nella quale noi ci veniamo a trovare, che è una situazione che non a caso, attenzione, non a caso, ignorata completamente dai paesi che circondano l'Italia, Austria, Germania, Francia e Inghilterra. Quindi l'unico paese dove è stato creato questo clima è l'Italia. Evidentemente c'è qualcosa che non torna. Un clima terroristico. Ecco, evidentemente c'è qualcosa che non torna. Tuttavia, siccome noi siamo qui per affrontare, come abbiamo sempre fatto, le cose con il massimo realismo, dopo che l'amico Orazio avrà illustrato la sostanza della nostra denuncia contro questi mascalzoni che sono preti, sono solo preti, la loro retorica è la stessa, i preti hanno sempre comandato. Anche perché i preti hanno sempre comandato con il terrore dell'ignoto. Oh, è quello che appunto... Con la castigazione dell'individuo, è appunto quello del che soggetto. Stavo per dire. Adesso invece, in una società completamente scristianizzata, lo devi creare una paura. E allora non c'è più l'inferno, ma c'è... No, ufficialmente già Benedetto XVI ha annullato il limbo. Esatto. Ha detto che il limbo non esiste. Appunto. Quindi già si è tolto uno dei vari aspetti fondanti del terrore, no? Poi il limbo. Della poi... possibilità di rinascita, di sì. Rimodulazione. Ma vogliono anche eliminare il purgatorio, che d'altronde, ricordiamocelo bene, che il purgatorio serviva per beccare i soldi, perché il purgatorio l'hanno inventato soltanto per prendere soldi. Ecco. Detto questo... Le indulgenze indulgevano bene perché nel purgatorio portavano un sacco di soldi. Esattamente. Come abbiamo più volte detto e scritto. Dopodiché, e per ultima cosa da dire, esiste questo problema della ignoranza, della spensieratezza che si trasforma il soffatto in terrore o in disorientamento, e di qui vogliamo, forti di questo formidabile libro che non a caso è il libro di uno dei padri del nostro risorgimento, forti di questi noi illustreremo in un capitolo eccezionale quello di questo, che parla della peste di Milano, quello che parla di quello che hanno fatto per ignorare la peste, e quando la peste è venuta sono stati presi dal disorientamento totale. Però qui ci troviamo esattamente nella posizione opposta, si inventano la pestilenza per poter dire quanto siamo bravi e quanto comandiamo. Adesso la parola a Orazio. Allora, ecco qui, Legione Carabinieri del Lazio, noi siamo stati alla sede dei Carabinieri, dove abbiamo depositato questa querela. A chi? Contro i soliti, cioè Presidente della Repubblica Mattarella, Dottor Giuseppe Conte, Primo Ministro, Ministro della Sanità, Dottor Roberto Speranza, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dottor Roberto Gualtieri, Ministro Guardia Sigilli, Dottor Alfonso Bonafede,
Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, o Zaia, Presidente della Regione Lombardia, dottor Attilio Fontana, i sindaci dei comuni interessati alla violazione qui denunciate, i prefetti delle province interessate alla sospensione dei diritti costituzionali, il capo della Polizia, dottor Franco Gabrieli, direttori responsabili delle principali testate giornalistiche, radiofoniche e televisive, per attentati contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, interruzione di pubblico servizio di pubblica necessità, istigazione a delinquere, pubblica intimidazione, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative, diffamazione di istituzioni di Stato estero, danno erariale, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, procurato allarme presso l'autorità, abuso della credulità popolare ed eventuali altre. Che è successo? È successo quello che è sotto gli occhi di tutti, e cioè... No, ne parlano in continuazione in televisione. Allora, incominciamo a fare qualche puntino. Allora, cosa dice l'enciclopedia Treccani? Per il termine epidemia, dice manifestazione collettiva di una malattia, colera, influenza, eccetera, che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto. Sempre sul termine epidemia, Wikipedia, l'enciclopedia di internet, dice un'epidemia comporta un numero di casi in eccesso rispetto ai valori attesi per quella determinata comunità e sulla base dell'esperienza del numero di casi storici di morbosità. L'enciclo... In eccesso rispetto a quelli attesi. La Repubblica, non la Repubblica Giornale, ma la enciclopedia internet di La Repubblica, dice, per termine epidemia, manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente assai grande di persone nel medesimo tempo e in uno stesso luogo, di influenza, di vaiolo, di colera, eccetera. Il fatto. Andiamo ai fatti. Allora, La Repubblica, in questo caso il giornale, titola ieri: coronavirus, 6 vittime, adesso sono 7, 829 contagi, 7 regioni coinvolte, 27 milioni di italiani. L'ultima vittima è un ottantenne morto a Milano, eccetera, eccetera. Qui non viene detto però che questi ottantenni e passa morti a Milano, in Lombardia, nel Veneto, sono morti per problemi oncologici, per problemi di malattie di cuore e di altro. Accelerati dalla presenza constatata di questo particolare stranissimo virus che, ripetiamo, è un'invenzione, cioè il virus è in se stesso un'invenzione, l'hanno inventata certi laboratori di ricerca militari congiunti, americano-cinesi, americani e cinesi congiunti. E allora andiamo avanti. No, non c'è una cosa che si veda sui giornali o in televisione che sia vera. Allora, a seguito di informazioni pervenute dalla Cina, in assenza totale di qualunque reale e concreta motivazione emergenziale, il governo ha partorito questi demenziali provvedimenti. Ecco il colpo di genio dei nostri governanti con il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020. E qui tralascio tutta una serie di cose, perché praticamente le misure di contenimento: si introduce la facoltà per le autorità competenti di adottare aggiuntive misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori da quelle già elencate. Perciò il divieto di allontanamento, il divieto di accesso al comune o all'area interessata. A proposito, signora, giovedì chiuderanno le scuole? Sicuro? Sicuro. Perché io avevo sentito scuola di mia figlia da forse domani. C'era la giovedì. Sicuro. Ma perché da... poi giovedì? Poi glielo diciamo. Questo comunque si può vedere, tutto registrato. Andrà in onda questa... No, su internet, Alba Mediterranea. Ok, grazie. Prego. Quindi ampi poteri, divieto di allontanamento, sospensione di manifestazioni, eventi di ogni forma di riunione in luogo pubblico, anche privato. Quindi non più matrimoni, cerimonie, battesimi, compleanni. Meno male. La sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole e dei viaggi di istruzione. La sospensione dell'apertura al pubblico dei musei. La sospensione delle procedure concorsuali e delle attività dei pubblici uffici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità.
applicazione di quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus, obbligo di chi ha fatto ingresso in Italia dalla zona a rischio epidemiologico di comunicare meno quelli che arrivano dalla Cina, meno quelli che arrivano dalle navi, quelli che scendono dalle navi, no, siccome si sono redenti rimanendo in mezzo all'acqua del Mediterraneo, sono redenti, è una specie di battesimo. Chiedi informazioni a Franceschiello, allora, che vi garantisce che quello, un bagno nel Mediterraneo fatto dai negroni lì, dai purifica dei migranti, purifica l'acqua lì. No, purifica anche, è il battesimo. Ascolta, fammi andare avanti, se no finiamo pure. La limitazione all'accesso, la sospensione dei servizi dei trasporti di merci e di persone, salvo specifiche deroghe. E poi l'attuazione delle misure di contenimento è stato previsto perché l'attuazione delle misure di contenimento sia disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri del Presidente e della Regione competente, ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nel qual caso... Che certo, l'hanno fatto adesso, oggi hanno fatto la Conferenza, certo, dei Presidenti. Stato Regioni, e sì. Chi si tira indietro? A questo punto, quando tutti, uno si dice che fa... Tutti, d'accordo. Sei coinvolto, no, ma alla fine sei coinvolto, come fai a dire no? Ah, non lo vuoi fare! Reprobo! Cioè, reprobo, capito? E poi, allora... Sei costretto a fare queste cose. Arresto e ammenda per chi non rispetta le misure. Io... E lo farò metodicamente, voglio vedere che cosa mi faranno. Sì. Mi porteranno il processo e gli dimostro che sono a banda dei delinquenti. Disposizioni attuative, decreto 23 febbraio 2020 è corredato dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri recante identifica dati, cioè ti ho mandato tutto poi. Sì. L'ordinanza del capo della polizia, il capo della polizia ha emanato un'ordinanza inviata ai prefetti delle zone di competenza interessate che prevede il presidio di 45 varchi nell'Odigiano ed 8 nel Padovano nella finalità di disegnare una cinta intorno all'area focolaio, boiate assolute, che se fosse davvero un'epidemia, delle cose così farebbero ridere, non hanno nessuna valenza contro epidemiologica di nulla. Ordinanza del Ministero della Salute del Presidente della Regione Veneto, sempre nel corso del 23 febbraio il Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, ha adottato con un'ordinanza contingibile ed urgente, eccetera, eccetera, sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi di luogo pubblico sospensione o privato. Sospensione manifestazioni, ricordatevelo bene. Anche quelle politiche. Anche soprattutto quelle politiche. In eventi in luogo pubblico e privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, pure di natura culturale, ludica, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni. Alle 6 arriva il coprifuoco. Alle 6 del pomeriggio il coprifuoco. Chiusura degli asili e delle guerra. Chiusura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle attività scolastiche di formazione superiore, corsi professionali, masters, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative Io sono fuori, perché sono delle professioni sanitarie, certo. A me sta bene. Sospensione dei servizi di apertura pubblico dei musei, di altri istituti e luoghi di cultura, sospensione dei viaggi di istruzione sia nazionale che estero, obbligo per chi abbia fatto ingresso in Veneto da zone a rischio epidemiologico identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente sul territorio per l'adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Permanenza domiciliare. Cioè sei a domicilio coatto, detta in termini più legalistici. Disinfezione quotidiana dei treni regionali dell'intero trasporto pubblico locale, tutte cazzate, non faranno mai ovviamente, non hanno le capacità, via terra, via aerea e via acqua. L'ordinanza raccomanda e ribadisce l'adozione delle misure igieniche per le patologie a diffusione respiratoria, pulire spesso le mani come se servisse, sì. Perché sono dei sassoni, questo è vero, le lame, anche io ricordo delle ricerche fatte in Italia. Questa è Mani Pulite secondo dall'ordine dei farmacisti, che riscontravano delle cose incredibili dal punto di vista dell'igiene. Andiamo avanti. Sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezione respiratoria acuta, non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari, lavare le superfici con antisettici a base di cloro e alcol, impiegare la mascherina solo se sospetta di essere malato o di assistere persone ammalate. Tanto è vero, non si trovano più. Non si trovano più mascherine. Che fra l'altro è come gente disinfettata.
è come il tanga è come il tanga per il bucio di quel posto. Anzi, diciamo che se si ordina via internet €30 una scatola, la speculazione da niente. Ha trovato il modo. Aspetta, contattare il numero verde regionale in ipotesi in cui contatto il numero verde, vedi se ti rispondo. In cui si verifichi febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. L'importante è tornare dalla Cina, è come se dalla Cina tornassero milioni di italiani, no? Tra i più prestigiosi allora aspetta di qua. Devo... No, non lo strappare. No, solo questo. Ma i più prestigiosi centri di ricerca e quasi tutti i medici attenti alla situazione in divenire hanno preso posizione esattamente uguale e contraria a quella prevista dal governo. Ad esempio, il primo grande studio sul coronavirus ne conferma la bassa letalità, dice Giovanni Mega, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. Del CNR, non dell'ufficio collocamento. Del CNR, dice che è una gran cavolata. E quindi dice... commenta la ricerca cinese sulla morbilità: senza complicazioni il 95% dei malati, colpiti soprattutto gli anziani, molto meno i bambini. Il primo grande studio clinico relativo alla morbilità, quindi relativo all'intensità dei sintomi e della letalità del virus, conferma il quadro che si era già venuto a definire in queste ultime settimane. Siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni. Ribadiamo comunque nel fatto che questo cosiddetto virus, di cui qui c'è un esempio, questa è una fotocopia di una rivista, prestigiosa rivista, una rivista della letteratura medico-scientifica internazionale, che dice le cose come stanno e dice cos'è questo virus, che è palesemente stato inventato dalla ricerca cino-americana. Beh, questo virus ha una grande, non letalità, ma virulenza, cioè si attacca facilmente ad altri. Ma se non ammazza nessuno, chi se ne frega? Chi se ne frega? Ti fai due giorni a letto, fine della storia. Appunto, vai. Allora, lo ha detto all'AGI, agenzia AGI, è un lancio di agenzia, Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, commentando il più grande studio condotto in Cina sul nuovo coronavirus, e quale dice: i dati ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse, spiega Maga. La mortalità più apparentemente elevata della provincia di Hubei e in particolare della città di Wuhan dipende dove c'erano i grandi laboratori di ricerca di che cosa? Della guerra batteriologica e terroristica. Wuhan dipende probabilmente, continua, dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si presentavano. Si vede invece come nelle altre province la gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3%, confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche gravi, ma in fasce di persone ben definita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a gravi patologie e quindi risponde con la guarigione, conclude il virologo. E poi il virologo Bassetti: questa non è un'epidemia? La mortalità è bassa, è di ieri questo lancio d'agenzia. Un soggetto può morire per coronavirus, ovvero il virus contribuito direttamente, oppure il virus ha contribuito direttamente alla sua morte, o con il coronavirus, e il virus è presente ma il suo ruolo non primario nella morte. Degli attuali 7 decessi italiani, 2 sembrano morti più che con il virus che per il virus. Non so se è chiaro il concetto. Chiarissimo. Sono morti più con il virus che per ma il non virus. A causa del virus. Tutti inoltre sembravano presentare gravissime malattie preesistenti,
Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e presidente della SITA, Società Italiana di Terapia Antinfettiva, spiega la situazione legata alla diffusione del coronavirus e alle morti fin qui registrate in Italia. Il virologo fa una precisazione puntuale e spiega come due dei tre morti italiani hanno perso la vita non in modo diretto a causa del coronavirus, ma per altre patologie di cui già soffrivano, a cui il virus in questione si è aggiunto. Una differenza sottile ma sostanziale. Inoltre, al momento tutte le vittime italiane erano anziane. Il primo, un veneto, aveva 78 anni, la seconda in Lombardia 75, mentre l'ultima vittima, perché questo è di tre giorni fa, l'ultima vittima, quella di Crema, aveva 68 anni e una situazione di salute già compromessa. La donna infatti era ricoverata all'ospedale oncologico di Cremona, così come confermato dal sindaco della cittadina di residenza. Il caso di contagio da coronavirus in Italia al momento sono 150 e fanno dello stivale il terzo paese del mondo, eccetera eccetera, lasciamo. Il virologo poi entra nel dettaglio dei numeri di quello che è il coronavirus. Resta il fatto che l'85-90% dei casi l'infezione decorre in maniera blanda, nel 10-15% dei casi in maniera più grave e solamente il 5% in maniera critica. Articolo pubblicato dalla Johns Hopkins University. Il tasso di normalità, letalità, numero di morti su numero di infetti rimane al momento al di fuori della provincia di Hubei inferiore all'1%. Questa non è un'epidemia, spiega Bassetti. A dare poi un quadro della situazione e a riportare in una logica più normale il caso con coronavirus in Italia e il confronto con i morti in Italia causati dall'influenza stagionale. Qui casca l'asino. Allora, il dato dell'Istituto Superiore della Sanità, per Maddio, l'Istituto Superiore della Sanità, una volta tanto non, che funziona, non pizza e fichi, dice che in Italia muoiono 217 persone affette da influenza stagionale, in una settimana sono più di 1500 morti, quindi 217 al giorno, contro i 7 di una settimana di coronavirus e 1 al giorno per media, diciamo così, quindi 1 a 217. Che poi non vengono nemmeno citati. Certo, che, e se no come fanno a mettere, mettere il terrore? Una volta, parlo di circa una ventina di anni fa, io ricevevo regolarmente ogni settimana un bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che dava tutti i dati relativi alle malattie infettive. Quello deve fare. No, certo. Ma però non lo pubblicano più, adesso non lo pubblicano più. Sì, all'epoca, perché è in internet, io ci vado tutte le settimane. Vai in internet e c'è tutto. Vabbè, ma loro dovrebbero anche stampare, a parte quello. Perché non è detto che uno debba per forza andare su internet. Così impari a usare internet. Vabbè, io lo so ad operare e non vado... Andiamo avanti, che sennò non finisco più. No, anche perché è importante dirlo, una volta qualsiasi medico di base si sentiva... In dovere di comunicare tutte le forme di malattie infettive che vengono comunicate. Adesso no, se voi andate a vedere la percentuale di quei medici che comunicano le malattie infettive tra i loro pazienti è minima. Ieri a Forum, per esempio, c'era uno che si era beccato la sifilide in piscina e la moglie chiedeva la dissoluzione del vincolo matrimoniale. Perché diceva che aveva tradito, per cui se l'ha preso la sifilide. E lui diceva l'ho preso. E invece la gente non sa che le malattie venere stanno esplodendo in maniera esponenziale. Certo. C'è una serie di malattie oramai endemiche. Sì, endemiche a livello nazionale. Portate dai nostri cari amici africani. Allora, infine un invito chiaro e diretto a tutti a non sprecare le mascherine. Le mascherine da chirurgo non servono a nulla contro il coronavirus. Ho visto molte persone usarla per strada e sui mezzi pubblici, ma non ci proteggono. Le uniche che andrebbero usate e cambiate dopo averle indossate per una giornata sono quelle con il marchio FFP2 o FFP3. Lancio un appello, non le sprecate se non è necessario e lasciatele agli operatori sanitari, spiega Bassetti. Coronavirus, il tasso di mortalità è bassissimo e molto contenuto. Lo dice Alfredo Miani. Aspetta che è lo stesso, mi sa. No, non mi pare. No? No. Sì, Alfredo Miani, che è della Società di Medicina Ambientale, dice: nella peggiore delle ipotesi siamo di fronte a una mortalità fra il 2 e il 3% circa. In realtà molti studi suggeriscono che è molto inferiore a questa. Tralascio altre cose e andiamo avanti. Poi c'è un altro lancio d'agenzia. Coronavirus, è una follia questa emergenza. Il duro dissenso del capo del laboratorio dell'ospedale Sacco di ricerca. E scorna i numeri. I miei angeli sono stremati, corro a portar loro la colazione. Oggi la mia domenica sarà
al sacco, vi prego, al sacco con la S maiuscola, vi prego abbassate i toni, ha scritto: a me sembra una follia, si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale, non è così. A parlare è Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenziale, il laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano, in cui vengono analizzati da giorni campioni di possibili casi di coronavirus. Diversi post, tutti pubblicati su Facebook, in cui la dottoressa Gismondo prova a fare il punto della situazione e dice: il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte, in continuazione arrivano campioni, scrive, denunciando che i suoi angeli sono stremati. Oggi la mia domenica sarà al sacco, vi prego abbassate i toni. E infine, leggete, non è pandemia, durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno, per coronavirus uno al giorno. Allora, questo è un altro laggio d'agenzia che mi ha mandato Raffaele Cavaliere. Adesso basta. Da medici e professionisti della salute, la nostra associazione ANPAS conta ad oggi 714 medici iscritti. Stiamo con rammarico assistendo ad una irresponsabile diffusione di uno stato di panico generalizzato ed ingiustificato, per noi, alla luce dei dati in nostro possesso, di difficile comprensione, il cui danno complessivo sembra essere di gran lunga superiore al danno della malattia stessa. Esatto, la diffusione, tutti i danni che sono dal blocco della vita sociale. È molto cazzi. Allora, la diffusione del coronavirus Covid-19 non prevede particolarmente, non sembra particolarmente diversa dalle diffusioni usuali di un virus influenzale, di altri virus influenzali, almeno sulla base dei dati ufficiali ad oggi disponibili. Ad esempio, a livello mondiale, secondo le ultime notizie ANSA del 22 febbraio 2020, ci sono rispettivamente 77.662 contagiati, 21.029 guariti, 2.360 decessi al mondo, da che esiste, cioè dal novembre del 2019, novembre, dicembre, gennaio, in tre mesi sono morte 2.300 persone a livello mondiale. Contro? Contro 350 milioni. 350 milioni di influenza stagionale. Esattamente. Il sito Epicentro poi scrive: globalmente ogni anno il virus influenzale colpisce tra il 5 e il 15% della popolazione adulta, vale a dire da 350 milioni a 1 miliardo di persone. L'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce poi meglio gli effetti. Tra i 3 e i 5 milioni di casi di influenza riportati annualmente evolvono in complicanze che causano il decesso di circa il 10% dei casi, vale a dire tra 250 e 500 mila persone, soprattutto tra i gruppi di popolazione a rischio, bambini sotto i 5 anni, anziani e persone affette da malattie croniche. I 2.360 decessi del Covid-19 appaiono dunque essere un numero ridottissimo, meno dell'1% rispetto alla mortalità annuale rispetto attesa per la normale influenza. A fronte di quella che sembra essere una maggiore contagiosità rispetto ad altre influenze e malattie infettive, questo coronavirus risulta dunque poco letale e la sua diffusione assolutamente inferiore a qualsiasi influenza del passato. Risultano perciò a noi inspiegabili, nonostante le possibili complicanze polmonari, le misure di sicurezza eccezionali adottate, fonti di allarmismi ingiustificati e psicosi collettiva. Come medici che hanno a cuore la salute del paziente e della collettività, non solo da un punto di vista infettivo ma da un punto di vista globale, con la sospensione dei servizi chirurgici, chiusure dei pronti soccorsi e medici di famiglia a servizio ridotto, non potrà che preludere a nuove malattie, disservizi e disagi. Invitiamo dunque i politici, amministratori e responsabili della pubblica salute a intervenire tempestivamente nella rimodulazione e attenuazione dei provvedimenti al fine di tutelare nel modo più adeguato la salute dei cittadini, a cui noi siamo quotidianamente chiamati a rispondere. Se dovesse rivelarsi alla fine tutta la situazione simile a quanto in passato già verificatosi con le false pandemie legate a SARS 2002, aviaria 2005 e suina 2009, che noi abbiamo metodicamente denunciato a livello denunciato, di risultato superiore di sanità, qualcuno dovrà rispondere dei danni provocati da questo disastro procurato all'arme. Diciamolo che è quel qualcuno, Presidente della Repubblica, Presidente che non risponderà Mattarella, mai. So cazzi tuoi. Scusate, ma bambini, fate finta di non avete sentito niente. Adesso mi è arrivato un messaggio, vi interrompo, che non ci saranno la chiusura delle scuole. Giovedì sicuro.
conte chiusura delle scuole. La Raggi già stava mettendo in moto il sistema. Stamattina è entrata in fibrillazione. La Raggi è entrata in fibrillazione. Le schifezze per le strade non le puliscono, capito? Questo è però devono chiudere le scuole. Allora, finiamo. Invitiamo quindi i colleghi medici a riprendere in mano la situazione, fornendo ai loro assistiti le corrette indicazioni per un rafforzamento delle difese immunitarie naturali, ricordando che la paura e il panico sono potenti immunodepressivi, immunosoppressori, e sensibilizzando gli amministratori locali a non mettere in atto misure che non siano pienamente giustificate dalla gravità della situazione, confidando in una rapida risoluzione del problema che faccia leva sull'intelligenza e la sensibilità di tutti, restiamo a disposizione della comunità alla luce di ulteriori aggiornamenti. I medici associati dell'ANPAS, medici per l'alimentazione di segnale. Questo è il bollettino emanato dai medici dell'ANPAS. E io quindi dico, appare evidente, stanti le premesse evidenziate, che non esiste alcuna epidemia, non esiste alcuna emergenza e soprattutto che si sono utilizzati tutti i mezzi di comunicazione per raggirare la pubblica buona fede. Da rilevare l'oscenità di tutta questa messa in scena inconsistentemente e ottusamente sostenuta a fronte del drammatico e tragico scenario della reale situazione sanitaria nazionale. Dati, ho preso quella economica. Aspetta. Dati relativi ad altre emergenze molto più rilevanti, in morti all'anno relativamente all'anno 2017, ma sicuramente in data odierna peggiorati. 1. L'INAIL, dati infortuni e malattie professionali online open, data INAIL 1029 morti per gli incidenti sul lavoro. 2. Amianto, in aumento i morti in Italia, 6.000 morti l'anno. 3. Consumo di alcol, 17.000 morti l'anno. 4. Incidenti stradali in Italia, 3.283 morti. 5. Fumo causa 83.000 decessi l'anno. E poi le infezioni ospedaliere, se proprio ne vogliamo parlare, 49.301 morti all'anno. Non ci rompete il cazzo! Oh. Ma la droga non l'ha nominata lei? Infezioni ospedaliere originali, che cioè di persone che essendosi poveretti loro dovute ricoverare agli ospedali per chissà quale ragione, si ritrovano automaticamente dentro a una cassa mortuaria. Adesso, siccome noi siamo interessati a queste cose, perché siamo anche interessati a denunciare la vigliaccheria. L'altro ieri abbiamo fatto condannare la RAI e il Festival di Sanremo a 1,5 milioni di multa. Allora, di euro, 1,5 milioni di euro. Posso chiedere? Per la porcheria del Festival di Sanremo. Ma quello che è stato. Quello. Ma che fa caldo? È stato multato sulla base della denuncia che abbiamo presentato noi. Che tipo di multa? Allora, per la violenza fatta sull'immagine delle donne in particolare. Vabbè, sono schifezze. Sono schifezze, noi le abbiamo segnalate, certo. E sono stati costretti. La televisione pubblica non può mettere in scena quegli scenari. Che dovrebbe essere del popolo, di questi certo. Guitti qui, capito? Da strapazzo. Allora, Vai avanti, finiamo. Allora, no, un momento, stiamo per finire, però io vorrei. No, tu devi leggere questo. Sì. Io vorrei sottolineare un aspetto molto importante, proprio perché quello che a noi interessa è proprio denunciare e far capire ai nostri amici che esistono delle manovre di carattere politico tendenti a sfruttare qualsiasi situazione. No, ma a distruggere la libertà dei cittadini. Per distruggere la libertà dei cittadini. Per creare delle premesse per ridurre i limiti di libertà dei cittadini. Questa cosa noi la possiamo dimostrare tra le tante con la lettura di uno dei romanzi più importanti della storia dell'umanità. La dittatura del linguaggio, no? È terrorismo culturale. E fa parte di una specifica guerra. È chiaro, no? Vai avanti. Leggi sì. Il nostro grande Alessandro. Dunque, che cosa è questo che sto per leggere? È il 31esimo capitolo dove si narra. Dei promessi sposi, dillo. Sì, certo, dei promessi sposi, l'ho fatto vedere. Beh. Dove si narra di come le autorità
cercarono di minimizzare, questo è esattamente, è il contrario. Esattamente il contrario, ma proprio perché cercarono la di minimizzare, e poi esplose la pandemia, e proprio per questa ragione oggi noi abbiamo esattamente il contrario, perché c'è sempre la componente politica, quello che noi vogliamo sottolineare, ma questo è molto bello. Ripeto, è il 31esimo capitolo di questa opera fondamentale della storia della letteratura mondiale. Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito, allo spagnolo, ricordiamo. No, no, questi erano i lanzichenecchi. Ah. Beh, che facevano parte dell'esercito di Carlo V. Però è importante perché questi qui sapevano che dove passavano i lanzichenecchi avrebbero lasciato il morto. Terra bruciata. Anche a Roma, per dire, i lanzichenecchi poi portarono la peste. Hanno portato la peste, hanno provocato la morte di un sacco di persone e c'è stato un momento che a Roma c'erano rimaste soltanto 18.000 persone. Sì, esattamente, tra 18.000 e 25.000. Per tutta dunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito si era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi. C'era soltanto alcuni, attenzione, questo è molto interessante, c'era soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi, quei pochi che potessero ricordarsi della peste che 53 anni prima aveva desolato pure una buona parte d'Italia e in specie il milanese, dove fu chiamata ed è tuttora la peste di San Carlo. Tanto è forte la carità. Tra le memorie così varie, così come oggi noi chiamiamo la peste del 630, la peste del Manzoni, così come noi oggi chiamiamo la peste del 1348. Sì, quella di Palermo del 1348. No, parlo quella di Firenze del 1338. Sì. Quella del Boccaccio, sì. Perché descritta da queste persone. Le novelle, che scrisse le novelle proprio. Esattamente. Da profugo. Da, come si dice? Un gruppo di persone che riuscirono a riunirsi in villa quando uno va in campagna a scampagnare. No, vabbè, non viene meglio. Vabbè. Che si riunirono in villa e lì si raccontavano le storie che sì, poi diventarono il Boccaccio scrisse. Tra le memorie così varie e così solenni e due infortunio generale, può essa far primeggiare quella di un uomo, perché a quest'uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora dei mali. Stamparlo nelle menti come un sunto di tutti quei guai, perché in tutti l'ha spinto e intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria di una calamità per tutti. Far per quest'uomo come un'impresa, nominarla da lui come una conquista o una scoperta. Il protofisico famosissimo Lodovico Settala, che non solo aveva veduta quella peste, ma ne era stato uno dei più attivi e intrepidi. Intrepidi e quantunque allora giovanissimo, dei più reputati curatori, e che ora in gran sospetto di questa stava allerta e sull'informazione riferì il 20 ottobre nel Tribunale della Sanità, come nella terra di Chiuso, l'ultima del territorio di Lecco e confinante col Bergamasco, era scoppiato indubbiamente il contagio. Non fu per questo presa Verona risoluzione, come si ha dal ragguaglio del Tadino. Allora, qui anche questo è molto interessante, perché la zona, vedi caso,
È chiaro che qui devono dar fastidio a qualcuno, perché vedi il caso, richiamare la questione nel milanese, beh, francamente, serve per richiamare certe paure ataviche qui, eh? Ed ecco sopraggiungere a fisi somiglianti, da Lecco e da Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che, strada facendo, prendesse un medico a Como e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Tutte e due, o per ignoranza o per altro, si lasciarono persuadere da un vecchio ed ignorante barbiero di Bellano, che quella sorta che faceva il cerutico, probabilmente. Certo, è il barbiero. Che quella sorte dei mali non era peste, l'ha detto il cerusico. Ma tanto è vero che poi si sono vendicati, se lo sono presa col barbiere dopo, perché quello che fu torturato e ammazzato, Mola, Gian Giacomo Mola, era lui, capito, fu preso, accusato di essere un propagatore della peste, un tore. Torturato e massacrato. Dai, stringi che è quasi buio. Sì. Che quella sorte dei mali non era peste, ma in alcuni luoghi effetto consueto delle emanazioni autunnali delle paludi. E negli altri... Le pesti mefitiche. Effetto dei disagi e degli strapazzi sofferti nel passaggio degli alemanni. Dice la quelli che morivano, non morivano per peste, ma per i disagi sofferti dal passaggio delle alemani. Che non era falsa. Quando arrivavano quelli erano dolori, agli uomini, alle donne e ai bambini. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che non mettesse il cuore in pace. Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere, il Tadino suddetto e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male si era già tanto dilatato che le prove si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco in Val Sassina, Alba Mediterranea. Alba me lo scrivo. Tutta attaccata. Alba Mediterranea. Le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza e la Gera d'Adda, e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli alle entrature, altri quasi deserti e gli abitanti scappati e attendati alla campagna o dispersi. Sfollati, ecco, non mi ricordo. Ette ci parevano, dice il Tadino, tante creature selvatiche, portando in mano chi l'erba menta, chi la ruta, chi il rosmarino, ette chi un'ampolla d'aceto. Forse l'unico che serviva era l'aceto. Si informarono del numero dei morti, era spaventevole. Visitarono infermi e cadaveri e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito per lettere quelle sinistre nuove al Tribunale della Sanità, il quale, al riceverle, che fu il 30 d'ottobre, si dispose, dice il medesimo Tadino, a prescrivere le bullette per chiudere fuori dalla città le persone provenienti dai paesi dove il contagio si era manifestato. Oh, diciamo però la sostanziale differenza fra la peste del 1630 e questa cazzo di peste qua. Natura, io dico posto. Qua c'è motivo di emergenza, di chiudere i paesi e quant'altro. E di limitare la libertà. E mentre si compilava la grida, ne diede anticipatamente qualche ordine sommario ai gabellieri. Intanto i delegati presero in fretta e in furia
quelle misure che parve loro migliori e se ne tornarono con la trista persuasione che non sarebbe bastata a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso. E con questo io concludo. Oh, ricordiamo che la peste ha una capacità di falcidiare morti fra il 30 e il 50% di chi viene contagiato, quindi lì uno su due o uno su tre è sicuro che muore. Allora lì devi prendere dei provvedimenti, certo, molto più seri di quelli che hanno preso questi test di cazzo qua. Oltretutto. Quelli allora, veri. Allora, a questo punto, siccome noi quello che a noi interessa di dimostrare è appunto l'aspetto del rapporto tra le autorità cosiddette sanitarie e la vita pubblica, abbiamo letto questa parte di un capitolo essenziale per farvi vedere, cari amici, che esistono due maniere, ambedue aberranti, per affrontare i problemi veri. Allora, la prima è questa. Cosa che i governi non sono mai riusciti in nessuna epoca a realizzare. La prima è questa, quella di ignorare e poi farsi prendere dal panico. E oggi invece c'è un'operazione contraria, quella che per ragioni molto chiare... Finanziarie. Per ragioni molto chiare... La guerra... finanziaria in atto da 30 anni sta cominciando a colpire tutti. E la guerra psicologica, e la guerra psicologica in corso induce in Italia i governanti, che ricordiamocelo bene, dipendono tutti dalle strategie geopolitiche del Sacro Soglio, e lo ripetiamo, dipendono tutti. Di Roma, non quello di Maenza. No, che, appunto, del Sacro Soglio di Roma, a prendere delle decisioni che sicuramente sono state concordate e preparate all'interno delle stanze del Vaticano. E con questo vi salutiamo. Un bel applauso, ce lo meritiamo. Sempre Solon. Sempre. Dillo Solon. Sempre. È buio, eh? Abbiamo fatto... 47 minuti.